Niente che dire, sicuramente un quarto spaziale, perché mi sembra 5 bombe di seguito, buona difesa, e perciò siamo entrati a essere quella Dinamo che abbiamo fatto vedere già in altre partite. Forse questa è quella che, per importanza, per come si era messa la partita, ha avuto un esito sicuramente non scontato, perché voglio dire, per tre quarti di partita siamo stati lì. Cerchiamo di giocare la nostra partita e trovare 5 minuti della Dinamo migliore, e quello l'abbiamo trovato onestamente, e abbiamo preso fiducia e loro l'hanno persa, e poi si è creato questo gap. Una bella soddisfazione, volevamo fare un passo avanti in Coppa rispetto all'anno scorso, ne abbiamo fatti 2 e basta, adesso ce ne andremo a Berlino e vediamo con la terza squadra tedesca come va a finire. Beh, sicuramente abbiamo patito moltissimo sotto canestro dei loro lunghi, Zirbes, e poi il tiro da fuori, il tiro da mezza distanza di Fischer, e questo ci ha creato un pochettino di problemi, perché volevamo giocare in una certa maniera. Loro sono stati bravi, sapevamo che quelli erano i loro punti di forza. Già nel primo tempo non siamo riusciti ad andare via mai una volta, abbiamo partito anche, mi sembra, 3 o 4 punti di distacco, però mi aspettavo di voler trovare questi 5 minuti importanti, e questi 5 minuti sono arrivati sicuramente nel periodo giusto, molto vicino alla fine della partita, perciò questa è stata la forza di questo. Penso che una partita così, per chi è venuto a vederla, rimarrà nei ricordi per molto. Riusciti a spaccare la partita sì con la difesa, però essenzialmente con le triple, in un momento in cui invece loro neanche vi concedevano molto tiro dal perimetro. Come siete riusciti a aprire quella breccia? Abbiamo fatto 4-5 tiri veramente, un paio di Drake, uno di Travis che mi ricordo, voglio dire, con l'uomo addosso, tirando veloce, perciò voglio dire, non sono stati tiri aperti onestamente, non sono stati tiri da 3 punti con alto indice di difficoltà, perciò voglio dire, bravi loro. Logico che noi a quel punto lì non volevamo avere un punto di riferimento, sto canestro, a giocare molto larghi in modo da sfruttare questi cambi che loro facevano. Ci hanno cercato di fermare alla fine del primo tempo Caleb con i raddoppi, perché gli stava creando dei problemi, e perciò niente, siamo contenti, penso che questo è un bel dispendio di energia. Domani ci prenderemo un periodo di relax e poi penseremo alla resa. Beh, sicuramente la vittoria in Coppa probabilmente ci è anche servita a darci più sicurezza in questo momento qua, probabilmente perché potevamo a un certo momento mollare sotto questo aspetto, però penso che la partita contro Milano, essendo sotto di 16 punti, e la reazione che abbiamo fatto, spero che abbia girato qualcosa nella testa, in cui le partite non sono mai vinte e mai perse, perciò questo è il passaggio. Adesso dobbiamo sicuramente togliere tutte le scorie e pensare al campionato, perché sono stati delle cariche di adrenalina molto importanti. Fabian, arrivederci. Oh. Ok, no, è una, ovviamente una bella vittoria per noi, non solo vittoria, ma
ma abbiamo vinto più di 12. Abbiamo giocato insieme e in momenti più importanti abbiamo fatto grandi cose. Forse questo è una di nostro punto di forza e siamo forti mentalmente e siamo una squadra tosta. What was your, you get that? Yeah, I can't really hear him. I know. He's saying they didn't let up the whole game. In fact, right up to the end, they kept trying. Was there something in particular that made you guys think that you could win even at the end? Siamo una squadra molto forte in attacco. E quando come abbiamo detto prima della gara. Cosa importante è giocare solo per vittoria e poi quando c'è 5 minuti, ultimi 5 minuti, giochiamo per la punteggio. Ma loro hanno una grande squadra, è molto forte, con talento e con persone fisici. Per loro è una situazione molto difficile, molto non lo so, ma perché stasera abbiamo fatto tanti tiri quasi impossibile e per loro è questo è pallacanestro, ma è una modo difficile per perdere. No, stasera sono un po' pazzo in ultimi minuti, ma ho bisogno di giocare senza di pensare di loro. È un problema mio. Quanto iniziate a credere anche in questa coppa? Scusa? Sicuramente stasera, perché solo 16 squadre adesso e Alba Berlin è una squadra forse in livello quasi uguale di Bamberg, se vinciamo contro loro è 8, è molto difficile perché c'è tanti squadre in Europa molto fisico, molto con molto talento. È una strada difficile, ma questo è un bel passo per noi. Prego. But first, I'd like to congratulate Sassari and the team, their coaching staff, and their fans for a cup win. They played outstanding basketball and really deserved it. I think tonight we played the first three quarters Sassari's pace. I think some of our guys, especially some of our younger players, didn't understand that it was their pace because we were feeling good offensively. Um,
they have a lot of weapons, and they had some guys make some outstanding shots. I thought those two threes from Drake, end of the third and beginning of the fourth, were from somewhere in the parking lot. I think what our guys have to learn and understand is that you can't let a team feel good in their own house, especially a team as good as these guys. For three quarters, it will catch up to you, and it certainly did. The disappointment is enormous on our side because I think a lot of what happened could have been prevented if we would play at our pace and make it more of a defensive grind. But again, congratulations to Sassari. They certainly earned the victory, and I wish them all the best in the rest of the Euro Cup season. Allora, per cominciare, ma complimenti a Sassari e tutti i tifosi, dirigenza, coach, eccetera, per la Coppa, se l'hanno meritato. Poi credo che stasera per i primi tre quarti abbiamo giocato al passo di Sassari, non al ritmo nostro. E i nostri giocatori più giovani questo non l'hanno capito bene. Perché noi stavamo andando bene nell'attacco. Loro tirano molto bene, specialmente Drake, alla fine del terzo e primo del quarto, ha fatto dei tiri dal parcheggio, lontanissimi. Non siamo riusciti a sentirci... Non possiamo fare l'altra squadra sentirsi bene in casa, dobbiamo giocare al nostro ritmo, e invece non è stato così. Purtroppo siamo molto delusi per questa partita, e perché potevamo prevenire se avessimo giocato nel modo nostro. I don't know if anyone has any questions. Questions? Thank you. Oh, thank you.